ci dia una mano per alzare l'audience femminile, perché qua mi hanno detto fate ascoltare solo degli uomini, quindi... ma non è più il mio tempo, non è più il mio tempo. Infatti, allora, non ti si vede da molto tempo. E allora la domanda che tutti faranno, oh, ma dove è finito Andrea Pezzi? Cioè, cosa ha fatto Andrea Pezzi? Tutti bolognesi, tutti per come parli. Parliamo dei bolognesi, così se poi... Conosco questa realtà, purtroppo, vai. Che fine ha fatto? Cosa ha fatto quel Bologna dovrebbe ben capire, la città di Bologna con la sua intellettuale alternativa, diciamo, non alternativa culturale o intellettuale, ma al contrario, dovrebbe capire che poi esiste la vita fuori dalla televisione e dalle varie trattate che fanno in televisione. Esatto. Io semplicemente a un certo punto ho deciso di farne a meno e di costruirmi una vita fuori dalle cose che facevo e che ho fatto anche, credo, benino fino a un certo punto. E quindi ho cercato di imparare cose nuove, di studiare, io tra l'altro a Bologna ho pure studiato. Ah sì, non lo so. Cosa hai studiato? Scienze politiche. Di francazzisti, però la differenza tra me e i miei compagni di corso è che io mi pagavo gli studi da solo, poi magari qualcun altro faceva la stessa cosa, ma io dovendo mi pagare gli studi da solo, quando guardavo i professori spiegare le cose, in modo assolutamente approssimativo, mi faceva abbastanza innervosire, quindi dopo un po' ho detto i miei soldi magari li spreco tra virgolette in un altro modo, perché non erano i genitori che mi pagavano il corso e non era per me una scusa quella dell'università per uscire di casa, diciamo così. Quindi proprio, allora, un atto eroico questo. Eroi nel vento, poi una canzone che si arriva di drogati, poi insomma c'è tutto un messaggio così. Senti, allora, io acconcio l'intervista che ho preparato, dai che sono stato anche bravo stavolta, però ecco, allora, alla domanda, il giorno più infelice della tua vita... Aspetta, però tu prima devi dire una cosa, devi dire che c'è un mio libro che costa poco, costa importante... Ma questa era dopo? C'è la carta riciclata, no, devi dirlo prima, allora fai una domanda molto bella, così dice, allora... Andrea, voglio sapere un libro che hai letto di recente che consiglieresti? Allora, fuori programma, personaggio che conosco abbastanza bene e sempre meglio, direi, molto simpatico e stimabile. Addirittura dice, ti cambierà la vita. No, a me l'ha cambiato, dico io, nel senso che quello che ho scritto lì nasce dai cambiamenti, come dire, della mia vita. E poi, se farò lo stesso effetto agli altri, ovviamente non ne ho la più pallida idea. Diciamo che a me è piaciuto scriverlo. Infatti. Se tanto mi dà tanto. Senti, io mi sono documentato un po' su internet e ho preso quello che c'era. Quindi in internet poi, cioè magari ho trovato delle gran bagianate. Il tuo libro è impostato tipo diario o è una menzogna? No, non è tipo diario. Intanto ringrazio la città di Roma per il sottofondo che credo sia piacevole, dovresti sentire che sto passeggiando vicino a Montecitorio. Allora saluta i ragazzi. No, dicevo che non è esattamente un impostato come un diario, è semplicemente un racconto dell'effetto che mi hanno fatto le cose che ho incontrato nella mia vita, dai rapporti, gli amori, le amicizie, il lavoro, il successo, ma anche i libri, gli intellettuali che ho conosciuto, come se tutte queste cose, che secondo me lo sono davvero, fossero come oggetti da metabolizzare per capire e crescere, no? E quindi è un racconto che parla certamente della mia vita, ma parla soprattutto di questa mangiata che fai costantemente di giorno a livello di esperienze nella tua vita. Quindi un Andrea Pezzi superficiale, allora un Andrea Pezzi inedito o no? No, credo sì, tutti quelli che hanno letto questo libro, che si ricordano di me, dei tempi di MTV e quant'altro, sono rimasti abbastanza, credo di poter dire, stupiti, perché effettivamente stupirebbe anche a me se rimanessi con la mente a quello che facevo, certamente... rimarrei basito nel pensare che ho potuto fare un libro del genere, però conoscendomi nel corso di tutto quello che è successo nella mia vita dopo la televisione è l'eventuale ed evidente conseguenza, insomma, questo libro.
Senti, allora, visto che è saltato tutto il palinsesto, tutto quanto, tra un po' devo mangiare, devo anche mangiare, non c'era niente. Hai detto che ti chiama fuori programma il libro. Fuori programma, però non ho detto Bompiani, ho detto Andrea Pezzi, non ho detto il prezzo, quindi no, vabbè. 10,50 €, guarda. A meno del mio, sai, il mio libro invece, ecco, allora, per gli invece... Perché l'ho fatto in carta riciclata, tu capisci, no? No, invece io, no, anche il mio, però l'editore piccolo, allora, vuole guadagnare di più, cioè, non so, è così. Senti, no, vabbè, guarda, a me ha colpito molto questa cosa, visto che oggi poi abbiamo un filosofo qua con noi, una puntata veramente borderline, e dice, il giorno più felice della tua vita è stato quando hai capito che il sistema è sempre e comunque avverso agli uomini migliori. Quando ho scoperto che il sistema è fatto dalla stupida superficialità della gente comune, quando ho capito che questo stato di cose non si può cambiare. Ecco. Sì, questo è più felice, poi c'è quello sì, più felice, no, c'è l'istante dopo. E il felice ce lo dici tu, cioè, quindi, okay. E poi pubblicità e poi ci sentiamo nei soliti canali. Va bene, no, allora, questo è evidente che è stato un momento abbastanza, ma credo che sia innegabile, no? Che sì. Io credo che l'individuo sia meraviglioso, se ti devo dare il mio punto di vista. È un po' come il senso kantiano, visto che c'è un filosofo lì, è come il tema della tesi, antitesi, sintesi, no? Quindi secondo me l'individuo un po' è la tesi dell'essere, della vita, no? La tesi. E la società è l'antitesi esatta dell'individuo, quindi è tutto ciò che è fuori dalla logica di natura. E la sintesi è quello che succede all'individuo quando, incontrando la sua antitesi, arriva a diventare una persona intelligente. Quindi il giorno più felice è proprio quando a un certo punto ho capito che l'errore, le schifezze della nostra società malata in realtà sono necessarie affinché l'individuo possa diventare intelligente. Non è un caso se l'Italia, che è un paese da sempre pieno di contraddizioni, in realtà sia il più grande produttore di genialità, diciamo così, a livello planetario, mentre luoghi come la Svezia, perfetti da un punto di vista della struttura sociale, hanno un'incidenza sulle cause di morte, per esempio, sotto i 30 anni, molto alta a livello di suicidi, quindi il 34% leggevo recentemente, perché è tutto giusto e quindi l'individuo, laddove, è come la cacca, sai, il problema è come la cacca, serve a fertilizzare l'intelligenza, come serve a fertilizzare le piante, ok? Ok. E quindi bisognerebbe usare i problemi e le contraddizioni per diventare un po' più capaci. La creatività senza problemi non può nascere. Ma diciamo. Qua ci siamo io e il mio supporter Davide Pavlini. È d'accordo il filosofo? Il filosofo è d'accordo, sei d'accordo Alberto? La mia filosofia è più terra terra. È più terra terra. Ne parlavo quando parlavo di merda, per cui più terra terra di così. Alberto. Parleremo della filosofia di Alberto. Ascolta. A questo punto dilago e c'è una ascoltatrice che manda un sms provocatorio, allora lo leggiamo, sì. tanto siamo alla radio, quindi sì. Perché questo desiderio di scrivere a tutti i costi un libro? Voglia di non essere dimenticato? Ecco, così comincia. No, la provocazione, però sì. Non ho la percezione di essere stato dimenticato dalle persone che non voglio mi dimentichino, anzi. Credo che sia utile averlo scritto a me prima di tutto e credo anche a chi lo leggerà e ce ne sono sicuramente, ha una sensibilità vicina alla mia, tutto qua. Poi credo che una persona che non fa lo scrittore di mestiere deve fare o può permettersi di fare, se ne ha voglia, 3 libri almeno, uno alla fine della giovinezza, diciamo così, e uno alla fine della sua vita. E se ha qualcosa da dire poi lo dicono gli altri, no? Sì, che si capisce da come, non tanto la quantità, ma la qualità e l'effetto che quello che scrive una persona produce, sono quei parametri che danno il senso della cosa. Ma se mai fermo, ad esempio io ho fatto 2 libri che consiglio anch'io, i miei ascoltatori di Sanluca, allora. Salutiamo Andrea Pezzi, salutiamo grazie tutti. A voi. Salutiamo, senti che chiusura, Salutiamo tutti gli indecisi che non sanno cosa regalare a Natale e allora noi continuiamo con il programma di Andrea Pezzi e il Cozzo di Bologna di Danilo Masotti, va bene? Ottimo. Grazie Andrea. Ti abbraccio, buon lavoro. Ciao. Ciao a tutti.